Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo della costruzione di Venezia, unica città al mondo ad essere costruita sull'acqua. E allora vediamo la sua origine. I veneziani fecero i conti con acqua, fango, sale e salsedine. E allora vediamo come avvenivano le costruzioni di edifici, quali palazzi, chiese e campanili. Si delimitava la zona destinata alla fondazione con le palificazioni, cioè fili di pali distanti uno dall'altro 80 centimetri. Poi questi pali venivano riempiti gli spazi con il fango, svuotavano l'acqua e si accertavano che fosse asciutto questo spazio per poter piantare i tronchi d'albero, di larice, querce e rovere, fino a raggiungere il suolo sottostante che era formato da argilla sedimentosa, molto resistente, chiamata anche caranto. I tronchi d'albero erano lunghi 25 metri e si andava a una profondità di 6-7 metri. Si proseguiva poi la costruzione sopra il tavolato di legno con la pietra d'Istria, una roccia molto resistente. Ma la domanda d'obbligo è: perché non marciscono i pali? Perché sono conficcati nell'argilla o fango o caranto, imbrigliati ermeticamente senza ossigeno, non penetra ossigeno e non si verifica nessuna reazione chimica che possa destare distruzione o altro danno. I palazzi sono moltissimi, di stile gotico, permettono una leggerezza ed elasticità. Inoltre vediamo il nome di questi palazzi che si rifanno alle famiglie, ne citiamo alcune, davanti al nome si usava il termine ca, che significa casa. Allora ricordiamo ca Corner, ca Farsetti, ca Foscari, ca Rezzonico e altri ancora. I palazzi poi si componevano di tre piani. Il primo era costituito da un salone grande di ricevimento chiamato portico. Il secondo piano invece era il piano nobile ed era il piano di rappresentanza. Il terzo piano era il sottotetto che di norma vi abitava la servitù. I palazzi poi avevano la facciata, hanno la facciata verso il Canal Grande e un tempo era dipinta. Tutti hanno l'attracco appunto per le barche. Quindi si tratta veramente di palazzi straordinari, ammirati e apprezzati, e Venezia è unica, come dicevamo, al mondo ad essere costruita tra cielo e acqua e quindi veramente da salvaguardare per non perdere un patrimonio inestimabile.